Cari amici della Gazzetta, oggi abbiamo l'onore di ospitare uno dei grandissimi piloti del passato, il venezuelano Carlos Lavado, campione del mondo classe 250 1983-1986, rigorosamente con Yamaha, di cui è stato quasi sempre, quasi per tutta la sua carriera pilota. Carlos, grazie di essere qui con noi, è un piacere averti. Buongiorno, grazie, ma anche a te per l'intervista, ho piacere, dai, che buongiorno a tutti. Carlos, tu ormai da tanto tempo vivi in Italia, come mai ti sei trasferito qui da noi? Beh, in realtà l'Italia sempre era la cuna, ricordati che Venemoto e il padrone Ippolito, Andrea Ippolito era italiano e allora la base si faceva in Italia, si è fatto in Italia. Prima eravamo a Reggio Emilia che aveva una base con un importatore di loro, di italiano importatore, cioè lui importava i suoi prodotti in Venezuela, allora le aveva dato un posto per lavorare le moto e avere i camion e quello. Dopo siamo andati a finire in Lugo di Romagna e di lì non mi sono mosso mai più. Carlos, Beh, mosso. Dimmi. immagino che tu segui ancora il motociclismo. Cosa pensi in particolare della MotoGP attuale? Ti piace? È troppo veloce? È troppo elettronica? Beh, mi piace nel senso che adesso c'è molta più competitività, non c'è tanta differenza tra le moto e io con solo dire che le prove e avere 16-17 piloti in un secondo. E spettacolo, certo, è arrivato troppo l'elettronica, è arrivato troppi cavallo, troppa velocità, e che non penso che sia la velocità quello che fa lo spettacolo. Comunque la tecnologia cambia e come tutto. Prima non avevamo neanche il telefonino, adesso ormai. Non è che non mi piace, ossia le moto ormai con tutte quelle toni, con tutta quella roba, non è che siano belle, belle, però è la tecnologia, la vita cambia e si va sempre avanti. Senti, Casey Stoner ha detto di recente che proprio queste moto così avanzate impediscono al pilota migliore di emergere. Tu sei d'accordo oppure secondo te il pilota è ancora importante o forse lo è meno rispetto ai tuoi tempi? No, no, beh, quello è sicuro, si vede già che i piloti sono tutti lì vicini, vuol dire che ossia, un pilota, ossia, se sei bravo sei lì, ma nel mio tempo la bravura la faceva il pilota perché le moto andavano anche qua, più o meno uguali, allora sì, adesso conta meno il pilota. Comunque non è facile guidare quelle moto perché devi avere molta fiducia nell'elettronica. Però, scusate, però vediamo. È la vita. Ormai io sono d'accordo anche con Mino che si dovrebbe andare a togliere un po' più di elettronica, togliere un po' più di cavalli perché ormai per sorpassare si fa più fatica e andare un po' più indietro sarebbe bene. C'è un pilota, Carlos, in cui un pilota odierno in cui un po' rivedi le tue caratteristiche, il tuo stile, qualcuno che ti assomiglia? È che oggigiorno è diverso e sì, no, non mi voglio mica comparare con Marc Marquez, te lo dico, ossia no, non è per lui, è un crack, è un super campione, ma quello che mi piace di lui è che ha una fame ancora, ha vinto tanto e si monta, rischia, cade, si rimonta, ci dà. Rischia, cade, si rimonta. Io penso che un altro si vede che comincia a cascare anche troppo.
Beh, io ero così, io sempre dovevo dare il 110%, 120% perché non avevo una moto, cioè, pari a delle altre, allora dovevo rischiare sempre in frenata anche le curve, quello ti dà che purtroppo vai per terra. Carlos, la Moto 2, che è l'equivalente della 250, ti piace, che è praticamente un monomotore, ti piace oppure no? No, è mono, è, sarebbe, io potrei dire che tipo, oh, sono moto da guidare, ma sarebbe tipo una coppa, perché i motori sono uguali, le gomme sono uguali, quello che può cambiare solo è il telaio non è che puoi mettere quello che vuoi, deve essere approvato anche per la donna. È bello nel senso perché c'hanno quello che c'ha il manico, c'ha la possibilità di mostrare un po' e il suo pilotaggio, ma bello sarebbe che vi fossero due tipi di gomma, che il motore si potesse preparare Certo. come era antico, come il 250. E senti, una grande differenza rispetto ai tuoi tempi è sicuramente il paddock. Raccontaci un po' come vivevate in quegli anni, il rapporto che c'era tra voi piloti. E rapporti te posso dire, più o meno si può comparare oggigiorno con la Superbike. E noi, ognuno dentro in pista faceva il suo lavoro, ma fuori eravamo amici tutti. Ci trovavamo, ci stavamo insieme. Una roba che ti posso dire, mi ricordo in Olanda, noi correvamo il sabato, noi domenica eravamo già in Spa-Francorchamps e dopo ci riunivamo tutti i piloti per andare al Luna Park, andare a girare nel karting, a fare una grigliata, a mangiare in una Rulo di Uno, cioè eravamo amici e era tutto lì. Oggigiorno vedo che per parlare uno con l'altro fanno un po' fatica. E senti, chi era il pilota tra tutti, il pilota che faceva più confusione, più simpatico? Non so, Barry Sheen mi viene da pensare, chi? Allora ti parlo, beh, perlomeno noi, per regola, quelle di 500 ci stavano quasi sempre quelle di 500 con quelle di 500, quelle del 2 messo, 3 messo, c'erano anche c'è quelle del 125. Ma beh, scherzava, si scherzava e comunque c'erano tanti. Barry era un personaggio, ma c'erano tutti e beh, scherzavo e io ero uno di quelli che e rompevo un po' in giro, nel senso anche la partenza, ero un po', io ero molto nervoso quando arrivavo alla partenza e scendevo dalle moto e mi mettevo a camminare fra le moto e fino a che ti mettevano 5 minuti dovevo andare sulla moto. Io penso che oggigiorno se mi mettono a me che devo stare seduto 15 minuti lì. E io morirei, penso. Non era lo mio. Oggigiorno deve stare lì, deve avere l'occhiale e il tuo sponsor che si devono vedere, ma è un'altra cosa. Senti, mi è venuta in mente una domanda, così che parlavi di vari piloti, considerando un po' tutte le cilindrate del tuo tempo, del periodo in cui hai corso, chi è il pilota più forte che tu abbia trovato? Chi, in assoluto? Io al pilota in assoluto che per me mi tolgo il cappello, cioè il cappello è Anton Mann, il tedesco, Tony Mann. È molto furbo, molto intelligente, sempre avevo una moto buona, ma era un pilota molto, molto preciso. Potevi metterle le ruote come le fanno anche oggigiorno, sei attaccato a
a 20 centimetri, la ruota tua davanti con quella di dietro di lui. Ma io il pilota a me che ho sempre ammirato così, in le gare che mi ha dato tanto tanto fastidio è stato Tony Mann. E tu hai corso anche, hai lottato per il mondiale con Freddy Spencer, lui com'era? Ah, era bravo, ma ne avevo un mezzo molto molto, cioè era ufficiale, era l'unica moto ufficiale che esisteva, cioè per colpa, ossia no perché Spencer non c'entra niente, è sempre il mercato americano è molto grande e si vede che la Honda voleva fare, ossia che vincesse 2 e 500, aveva una moto molto superiore, cioè molto, andava molto di più delle altre, che per quello dopo l'85 hanno cominciato a uscire la Yamaha con la moto ufficiale, e dopo lì, perché prima non c'erano, era molta parità, contava più il meccanico e qualche pezzettino, che qualche cosa che ti dava la tua fabbrica, la Yamaha, come perlomeno che correvo io, da qualche cilindro un po' diverso, qualche pistone, una marmita un po' diverso di quelle standard. Ma io le moto che usavo erano più o meno che si potevano comprare in un concessionario. Dopo c'era il meccanico, dovevi cambiare le ruote, i freni, la dovevi alleggerire. Ma dopo Spencer con la moto ufficiale hanno cominciato a uscire le moto ufficiali. E come ti posso dire, le moto quando io correvo, che non sì, privato, semi privato, la moto pesavano 105, 104 kg. Spencer era arrivato con la sua che pesava 90 kg, 91 kg. Cioè già solo lì già era la differenza. Carlos, una domanda che tanti appassionati hanno. Tu sei stato il più forte pilota della 250 per molti anni, uno dei più forti, hai vinto 2 mondiali. Parte per una gara, non sei mai passato in 500, dove probabilmente avresti avuto più fama, anche più soldi. Come mai hai fatto questa scelta di rimanere in 2,5? Allora, vedi come ha cambiato tutto oggigiorno in le moto. Oggigiorno devi cominciare in moto 3 per dopo passare a moto 2 e dopo fare moto GP, perché ora tu correndo in moto GP sei un personaggio anche se arrivi ultimo. E nel mio periodo ogni campione era campione, certo c'era la classe regina, ma quello che vinceva il mondiale in 50 era il campione del mondo, lo rispettavano. E il 500, penso che il problema mio è stato quella gara di Imola, che non c'era più il 2,5 perché era finito il mondiale, e mi hanno chiesto se volevo fare la 500 per aiutare a Kenny Rover, che mi è venuto da ridere. Me ho detto, ma io posso correre, ma aiutare, con dirti che contavano un po' più su di me che su di Lawson. E ho provato la moto, ma non è che l'ho provata come oggigiorno ti danno la moto GP, allora c'hai un anno per imparare, la devi conoscere, devi fare. A me quando mi hanno dato il 500 ci devi dare il gas, perché ci devi tentare di stare davanti a Spencer, che io dicevo per me è impossibile, perché era l'ultima gara del mondiale, io ho fatto 3 giorni di prove, non sono andato male, ma lì ho visto che non era facile arrivare, ossia essere vincitore. Venivo di vincere le gare, perché come sapete tutti lo più bello è vincere, ossia il pilota o l'atleta fa lo sport per vincere, per arrivare primo, e io in 2,5 sapevo che potevo vincere se avevo le moto, allora non vedevo quello, non ho visto quello di passare in 500 per essere un po' più un personaggio, magari guadagnavo più soldi,
A me mi piaceva arrivare primo, vincere le gare, era... ma dopo non è stata una scelta, ho fatto lì, ma e... no, non ho avuto neanche l'opportunità, magari se avessi avuto un manager che non l'ho avuto, e magari... Ma non mi piaceva mica correre per perdere un anno, due. Non è che non avevo fiducia di me che potevo arrivare. E io quando mi sono montato in 500 c'era Kenny Spencer, cioè c'era gente che andava, e allora vedevo che nel 2 mesi, sto restando lì, potevo vincere degli altri mondiali, e io ho restato lì. Carlos, qual è stata la gara più bella che hai fatto in tutta la tua lunghissima carriera? Che ce ne sono 2 o 3 che posso parlare, quello de, non so, quello del Rijeka dell'86, che sono partito male, sono andato fuori pista 2 volte e dopo metà di gara già ero primo, e dopo che ero primo sono andato per terra. E se gli davo un secondo erotti a tutti, allora mi dicevano che andavo io troppo veloce, e io, come sono molto onesto, l'ho detto: guarda che erano gli altri che andavano piano. E in Olanda, quando ho vinto 4 gare in Olanda in 2 mesi, ma comunque una della gara che ricordo così è proprio quella di Jugoslavia, ma anche quella degli Arama il primo anno, la prima gara dell'86, che sono caduto venerdì, mi sono fatto male una mano e piedi, la partenza domenica sono caduto a metà di gara, e dopo ho fermato la gara, ho preso la moto numero 2 e la gara l'ho vinta. No, è che per dire proprio una... Al Porricar, no, delle gare comunque sempre sono varie, una sola così, no. Senti, tornando al discorso dei piloti, di quando correvi tu si guadagnava bene, cioè potevi, un professionista viveva tranquillamente, guadagnava molto, com'era la situazione? E la situazione mia era molto diversa, noi veniamo... Se veniva del Venezuela, che c'era una superinflazione, era difficile trovare i dollari per andare, per venire fuori, grazie a Dio c'era sempre la Venemoto e ha trovato delle sponsor qua, ma in realtà nel periodo nostro si guadagnava poco, se tu avevi il premio, che avevi un contratto, certo, non guadagnavi dei miliardi, ma non era il milione di lira mensile, hai capito? Ma tu arrischiavi la vita, e allora per regola tu ti accontentavi e il tuo sponsor, allora per fare lo sponsor, allora il casco, io chiedevo una cifra, mi dicevano per importare il casco in Venezuela non si poteva, il casco integrale non si poteva usare, uguale le tute in Venezuela, le tute li usano solo quelli che corrono in moto, no, la gente non va per la strada con delle tute perché là sempre è tropico, fa un caldo, e c'è delle stivali, casco integrale, ma vestirsi da pilota per girare per la strada era difficile. Allora il sponsor mi diceva: guarda che io ti posso dare i soldi, però io voglio importare la roba a casa mia, a casa tua. Come era un po' difficile, allora non si poteva prendere, tutto dipendeva sempre dal mercato del tuo paese, per quello l'americano sono 300 milioni, era un mercato molto ampio, noi eravamo 22 milioni di abitanti, e allora no, per regola non si prendeva tanto. Ho capito. Ascolta, dal 1988 la tua carriera si è un po' spenta, nel senso che non sei più da super protagonista della 250, hai cominciato a fare risultati sempre fuori dai 10 in classifica finale. Come mai questi ultimi anni? Allora, deludente sì, ma
ho avuto problemi con le moto, avevo più che altro per regola prima cascavo, mi alzavo, non mi rompevo. Dopo dell'86 in avanti ho cominciato che cascavo e avevo 3 fratture, allora non potevo fare 2 gare, 3 gare. E come posso dire oggigiorno, Marquez, che le ha avuto, quando cominciano ad andarti le cose un po' storte, tu tenti di drizzare robe, c'è quelli che riesce, ma io purtroppo ho cominciato ad avere posso dire delle sfortuna, perché avendo corso con l'Aprilia, l'Aprilia dopo mi ha preso ufficiale, anche avevo un team, ma sai, sì, loro non vedevano vedevano che era da mettere a posto un po' di cose, e io avevo l'esperienza, e io purtroppo posso dire che dopo un po' ho cominciato ad avere delle sfortune che prima non le avevo. Allora, e pensai, io dico che la vita, cambiano le cose, e purtroppo non mi è andata bene dopo. Io solo posso dire che ho corso del 1978, che ho fatto la prima gara di mondiale, ho finito alla fine del 92 e ho fatto una lunga, lunga carriera, e che in quel periodo nessuno lo faceva, facevano sempre quei 4, 5, 6 anni, Spencer non so, ha corso mica tanti anni, perché io parlando con Kevin, con Garner, quando eravamo riuniti lì, che parlavamo, quando loro in realtà hanno saputo che ho fatto 15 anni di carriera, mi dice, come 15 anni? Eh sì, caro. Cominciato nel 78, finito alla fine del 92. E tu sei stato il primo, se ben ricordo, Carlos, sei stato il primo pilota ufficiale del progetto Gilera 250 negli ultimi anni. Ci racconti qualcosa di quel tentativo della Gilera di rientrare nel moto mondiale? Allora, ti spiego. Io l'anno prima, nel 91, e ho fatto il mondiale con la Yamaha Standard, con il kit, che avevo cominciato a avere dei problemi, pipim. E il mio amico Harald Bartol un giorno mi ha chiesto se potevo provare dei pezzi che lui aveva, che faceva, e li ho provati e la moto andava molto molto di più. Ci abbiamo avuto un feeling bello fra il preparatore e io come pilota. La Gilera aveva preso a Bartol per sviluppare la moto, per fare il motore, e è stata Harald Bartol che le ha detto: mi piacerebbe avere a Carlos, perché uno che mi sa dire le cose per progredire le moto. E ti dico, la Gilera era un bel progetto, ho fatto bene, ma erano molto teorici, come per dire, era quello che c'è scritto, quello che si vedeva, come ti posso dire, è l'uno più uno da due e basta. E io dicevo, nelle corse l'uno più uno ti può dare due, ma ti può dare tre, ti può dare quattro. Esempio, tu facevi delle marmitte, le marmitte nel banco di prova ti dicevi che avevi più cavalli, tu andavi in pista e con le marmitte nuove giravi mezzo secondo più piano, hai capito? Allora con le altre marmitte facevi mezzo secondo più veloce, allora non era detto così. Abbiamo lavorato un po' e a parte se i risultati non venivano, dovevamo provare sempre una volta al mese, che dopo si faceva un po' fatica. Uno dava delle direzioni e ti dicevano che forse non era così, perché avevamo a Rugià era il ragazzo che doveva fare bene per rischiare, ma per regola io ero sempre davanti a lui. Dopo purtroppo avevo 36 anni e ho fatto e mi sono stancato quell'anno lì con la Gilera, perché si faceva fatica a fare le cose fatte bene.
Comunque le ho dimostrato a loro che avevo ragione in tante tante cose e alla fine dell'anno mi hanno ringraziato e dopo hanno fatto mezza stagione e l'anno dopo e non hanno neanche concluso il mondiale. E con quello ti dico tutto. Comunque era una moto fatta bene, era una moto che si lavorava forte perché non era copiata, era una moto fatta e di loro, allora hanno fatto impazzire a dell'orto, a quelli del carburatore, perché avevamo un picco problemi, loro dicevano che era il carburatore, o ero io, o era Ruggia, e la roba era un'altra. Comunque, niente, io sono stato contento, purtroppo non, ormai a 37 anni già avevo fatto una bella carriera e ricordate che sempre c'è un momento di dire basta.